modi di farcire pancake. Ecco qua uno, che è anche quello più classico. Questa è la ricetta che vi ho fatto nell'ultimo video. Sapete che io sono molto molto amante dei pancake e vi ho fatto tante ricette. Questa è l'ultima, quindi la ricetta di base non è cambiata. Ci ho messo la crema alla nocciola, buonissima, che tutte già conoscete, che vi ho mostrato nei vari video, e goccioline di cioccolato fondente. Qua c'ho anche il mio bel cappuccino e faccio una bella merenda per me e per mia sorella. Ecco qua ragazze, la terza colazione. Buongiorno di mattina. Quindi colazione, sapete che le mangio sempre, colazione o merenda e pancake, le adoro. Questo, guardate, è freddo adesso, perché praticamente io l'ho preparati ieri sera, questi qua, e ne ho fatti giganti, così vi faccio notare che sono super super soft, cioè anche freddi. A volte se la mattina vado di fretta li preparo la sera prima e li tengo in frigo e anche si conservano. Qua praticamente ci vado a mettere questo yogurt che sto adorando, di soia, è fantastico veramente, mamma mia, veramente è troppo troppo buono. E faccio una specie di come facemmo sulle fette biscottate tanto tanto tempo fa, vi ricordate, io e mia sorella, con la differenza che ci metto anche un po' di banana, appunto per darmi più energia e più sprint stamattina, che ci vuole, sapete, la banana comunque contiene anche molto potassio, fa tanto tanto bene. Quindi ci metto un po' la banana così a pezzettini e poi piace tantissimo l'accoppiata banana mirtilli, la trovo fantastica. Poi ci metto questa qua, che è appunto la marmellata bio di Carrefour che ho comprato là, ma comunque vendono un po' in tutti i supermercati, e appunto questa è solo frutta, quindi come vi dico sempre, controllate che non abbia zuccheri aggiunti, che quindi vi mangiate soltanto lo zucchero appunto che c'è nella frutta. Ci metto un po' di marmellata qua, non è troppo pura sta marmellata, di mirtilli, un po' mirtilli e yogurt, cioè mirtilli e banana. Poi mescolo un po' così, faccio tipo una mousse, viene buonissimo, troppo troppo buono. Metto ancora un po' di marmellata. Adesso lo posso mangiare così oppure chiuderlo e fare tipo un piccolo panino e mandarlo a tipo crepe chiuso, così pure buono, ve lo consiglio. Ci volevano due mirtilli, se avessi avuto i mirtilli freschi, ma purtroppo non ce li ho, e se ce l'avete mettete pure quelli. Buon appetito. Ecco qua un altro modo di fare i pancake, ovvero guardate che meraviglia, colosissimi. Praticamente i pancake l'ho fatti sempre con la stessa ricetta, semplicemente però dentro invece dello yogurt bianco ho messo lo yogurt a caffè, e anche in mezzo ho alternato gli strati di pancake con yogurt e caffè e noci tritate, ed è buonissimo. Poi te lo mangi così soffucioso con tutto questo yogurt a caffè, ho accompagnato dal mio super frullato milkshake al cacao proteico, che se volete vi faccio il video, mettete un bel mi piace così vi faccio il video e fatemelo sapere nei commenti. Gnam gnam, buona merenda.